Tra 120 giorni sarà ultimata la demolizione del ferro di cavallo, trasformato da alcuni malviventi in un fortino della criminalità e dello spaccio. C'è stata la cantierizzazione a maggio le ruspe, poi la realizzazione di una piazza e due palazzine di 56 appartamenti nel giro di un anno e mezzo. Abbiamo chiesto ai pescaresi nel nostro mini sondaggio se questa iniziativa produrrà effetti positivi o no. Ma perché le cose rimarranno uguali, si troveranno altre sistemazioni. Chi si è dedicato allo spaccio della droga continuerà a farlo anche in altre situazioni, in altre condizioni, penso. Sicuramente no, perché se vanno via da lì in qualche altro posto andranno. Perciò la criminalità c'è e ci sarà sempre. Ci saranno altri metodi, insomma, per eliminare la criminalità. Secondo lei servirebbero altre iniziative di integrazione, magari? Sicuramente. Tanti di quei giovani sono lì che sono anche bravi, però purtroppo non avendo nulla da fare, insomma, si danno ad altre attività. Non credo, penso che si dovrebbe prendere le persone e lì risolvere la cosa, perché comunque bene o male puoi abbattere un posto, ma poi ci possono essere altri posti. È sempre ragazzi che comunque continuano a far girare droga. La qualità di un piano urbanistico si fonda sulla moltitudine dei poli di interesse, in modo che c'è un interscambio fra una zona e l'altra. Lì invece non ci sono dei punti di interesse, per cui si crea il famoso ghetto. Perché comunque abbattendo il ferro di cavallo e comunque tutto quello che comprende e racchiude proprio l'interno si spargerà soltanto in giro per Pescara, secondo me. Ci sono tante zone a Pescara che comunque dove ci stanno varie problematiche date anche da dei disagi. Magari sarebbe una soluzione, integrare delle persone che magari si trovano in difficoltà, non sanno bene adattarsi alla società. E integrarle in qualche modo. Dovremmo prima cercare la radice del problema e poi provare una soluzione ulteriore, perché secondo me quell'abbattimento potrebbe solamente spostare il problema in un altro posto. Ma il quartiere va rivisto in maniera complessiva, cioè non è una questione di palazzine o di ferro di cavallo. Sono dei quartieri qua a Pescara che, nonostante sia una città, diciamo, di dimensioni piccole, se pensiamo a Rancitelli, San Donato, Santa Filomena, Zanni, eccetera, eccetera, qua siamo al Bronx praticamente. Certamente in questa situazione non era più gestibile, però se risolve qualcosa era un ghetto.